Allora 22.04 in diretta come sempre a Focus, grazie per la grande partecipazione, scoperto il tesoro di Chisso, noi l'abbiamo definito TFR, perché di TFR si parla tantissimo, TFR in busta paga e più o meno insomma Chisso in qualche modo si è fatto un TFR personale accumulando, dice la Guardia di Finanza, 8 milioni di euro all'estero. Stanno cercando questo malloppo e pare che lo andranno a trovare quanto prima. Intanto Mario Draghi ha detto per la crescita e l'occupazione dobbiamo fare uno sforzo erculeo, espressione del, così poco utilizzata, ma insomma forse dà l'idea di quello che pensa di dover fare nei prossimi mesi. Mario Draghi, finite le guerre e tutti i profughi dovranno essere rimpatriati con la forza perché loro non vorranno più andarsene e pretenderanno la pensione. Allora, sentiamo Sebastiano Bozzo su questo Job Act, insomma, e anche soprattutto su questo TFR. Lei come la pensa? Perché io credo... No, sul tema TFR sono perfettamente d'accordo con l'imprenditore, con Carraro. Mi pare assolutamente uno stratagemma come un altro per insomma far aumentare la pressione fiscale sui lavoratori, sulle imprese. Su questo sono perfettamente d'accordo. Invece il Job Act mi pare sia un disastro totale per come viene concepito. Peraltro a me... Insomma, sentivo anche l'intervento di Santino Bozza, insomma, sembra quasi che la struttura degli ammortizzatori sociali, per come l'abbiamo conosciuta fino ad oggi, fosse sostanzialmente un bonus a favore dei lavoratori subito dalle imprese. Io ho visto un altro film, anche negli anni in cui ho fatto il delegato al lavoro del Comune di Venezia, cioè ho visto molto spesso le imprese che usufruivano di questo schema e della possibilità, diciamo, di una fuoriuscita omeopatica. Non generalizziamo. Anna, ho visto le imprese che hanno usufruito di queste cose, voglio dire, guardate che la cassa integrazione mica la fanno nell'azienda artigiana. Certo che no. Quindi insomma abbiamo Porto Marghera, ma voglio dire, il Veneto ha una storia di utilizzo degli ammortizzatori sociali che andrebbero dal mio punto di vista riformati radicalmente per agevolare la fuoriuscita omeopatica dei lavoratori e una ricollocazione delle imprese. Sbaglio o il Veneto è una delle terre del nostro paese in cui la delocalizzazione ha mietuto il maggior numero di vittime? Perché guardate che molte delle aziende che citava Sandino Bozzo non è che hanno chiuso. Sono trasferite. C'è un problema di costo del lavoro. C'è un problema, scusate, io credo che starei attento, poi sul costo del lavoro ragioniamoci bene, perché non vorrei che l'equivoco ingenerasse la soluzione che tagliare i costi del lavoro significa dare meno soldi ai lavoratori. Gli stipendi dei lavoratori italiani sono già al palo dagli anni 80, da quando si è bloccato il meccanismo di compensazione della scala mobile, c'è già una perdita, un'erosione di capacità che è sotto gli occhi di tutti, è uno dei problemi. Cioè, voglio dire, noi abbiamo il problema che oggi in Italia gli stipendi sono troppo bassi, gli stipendi non di tutti ovviamente, ma dei lavoratori. Allora, il tema dell'articolo 18, scusatemi, a me sembra, in un paese che ha la disoccupazione al 13-14%, disoccupazione giovanile al 44% e passa, che licenziare in Italia è una delle cose più elementari che esistano, a me pare uno strumento, un grimaldello molto ideologico per dire una cosa, cioè perché l'articolo 18 per come peraltro è rimasto, cioè dopo la cura dimagrante del governo Monti e della Fornero, dice semplicemente che tu non puoi licenziare senza la giusta causa per ragioni di discriminazione, che significa che francamente io credo che i dati sono quelli, che l'articolo 18 nelle cause del lavoro viene applicato in maniera marginale.
Basta l'articolo 3 della Costituzione. Cioè, perché o abbiamo l'imprenditore tordo che scrive: guarda, io ti licenzio perché sei moro e non sei biondo, oppure è evidente che uno perché mi stai antipatico, perché sei quello che vuoi. Allora, l'articolo 18, la riforma e l'attacco all'articolo 18, dal mio punto di vista, ha un obiettivo da parte del governo Renzi, è un'azione ideologica che punta a porre il modello della precarietà come il modello assoluto del lavoro in Italia. E peraltro io non ho ancora conosciuto un imprenditore, lo diceva anche Renzi peraltro 2 anni fa, che sia venuto o si sia affacciato nel nostro territorio e abbia detto: guardate, non investo qui perché c'è l'articolo 18, sono problemi infrastrutturali, problemi di tassazioni, processi, eccetera. Cioè, voglio dire, c'è un sacco di ragioni. Dopodiché, l'altro motivo per cui si va a toccare il tema dell'articolo 18, dal mio punto di vista, è che Renzi, e lo dice in maniera molto esplicita, da questo punto di vista gli riconosco quantomeno il coraggio, io non ho bisogno per rapportarmi con i lavoratori, ma vale anche per le imprese, delle associazioni che rappresentano i lavoratori, le imprese, eccetera. Io mi rapporto direttamente con loro, i sindacati non servono, lui dice questo. Io credo, pur essendo anche... Secondo me ha ragione. Io credo, infatti, Padre Santino, la notizia di stasera è che tu sei uno delle prossime scommesse del Partito Democratico in Veneto, sarebbe una cosa clamorosa, voglio dire. Però io credo che questo si nasconda un pericolo serio, perché in Italia il sindacato, pur tra le mille contraddizioni, e io non ho... Certo, non nascondo il fatto che ci siano sicuramente delle cose da cambiare anche nel fare sindacato in Italia, ma il sindacato è evidente che è un presidio che la Costituzione prevede, perché tutela il lavoro e il lavoratore. Beh, dalla nessuno nega, nega il ruolo del sindacato. Anna Brondino, sì. Nessuno nega il ruolo del sindacato. No, Renzi lo fa. No. Come no? Allora, diciamo una cosa, intanto chi fa parte del sindacato? La maggior parte delle persone iscritte al sindacato sono pensionati, quindi diamoci bene, cioè cerchiamo anche, no, lo dicono le statistiche, questo non è che lo dico io, tantissimi iscritti al sindacato sono pensionati. Scusami se ti interrompo solo per fare una precisazione, tu lo sai che spesso il fatto per un lavoratore di non iscriversi al sindacato è dovuto alle condizioni oggettive. Può essere discriminante. Della realtà in cui lavora, cioè, perché oggi fare sindacato è un motivo di discrimine in alcune aziende. Nelle aziende, diciamo, a maggiore complessità, quelle magari tutelate dall'articolo 18, fare sindacato è più semplice, perché il licenziamento discriminatorio può non essere una minaccia. Certo. In altre occasioni, in altre situazioni si ritorna agli anni 50. Gli anni 50 era così: fai sindacato, stai a casa. No, io non credo che mi spiace, ma io sono un ottimista di natura. Credo che se fai il sindacato stai a casa. Comunque fermo, non credo che i nostri imprenditori siano così. Ci saranno dei casi in cui ci sono magari queste cose. Uno è anche, invece, secondo me, l'articolo 18, io trovo che sia giusto toglierlo, proprio perché, come dite voi, se ci sono pochissimi casi in cui l'articolo 18 viene applicato, tanto vale toglierlo, no, a questo punto. Perché è un argine. No, ma un argine a cosa? Cioè, fai più fatica a separarti quasi dall'impiegato, dal tuo dipendente, che non dalla moglie. Diciamo veramente, cioè, se io non voglio una persona che lavora nella mia azienda, perché non posso essere libera di licenziarla? Ma io mi domando invece perché non chiedono ai lavoratori se vogliamo parlarne dell'articolo 18. Ma i sindacati dovrebbero in realtà rappresentare i lavoratori. Io lavoro in una libreria universitaria a Venezia che ha meno di 15 dipendenti. Dell'articolo 18, io domani, se il mio datore di lavoro chiude, io sto a casa. Certo. E allora cosa cambia? Perché ne parliamo continuamente? Cioè, voglio dire, bisognerebbe affrontare le cose più gravi adesso. L'articolo 18 è un muro che loro si mettono dietro. Ma è una sorta si abbasso dei numeri per approdare in Parlamento, in Senato, quando ne abbiamo visti da dentro. Nella portona bella comoda, alla faccia dei dipendenti e degli operai da difendere. Sono tutti da dentro, appunto. Sono tutti da deputati, senatori, cari signori. Oltre a portarsi a casa una fetta
perché i tesserati, quelli che ti pagano, sì, so pagano si direttamente casa dalla busta del... Si porta a casa una roba come 10.000 miliardi, 10.000 milioni, una delle cifre esorbitanti sulle tessere, in cui troviamo senatori, deputati e quant'altro. Beh, però alla cessano di fare poi di lavorare per il sindacato nel momento in cui vengono eletti. Cioè, non è il problema vedere che Cofferati sia deputato europeo. Ma devono stare non è quello il problema. Con i loro dipendenti, sono... che loro operai, che pagano, li pagano loro. Quello che noi stiamo dicendo è che comunque il sindacato non è che va gettato dalla finestra. Certo, siccome è contrattazione, si deve evolvere il sindacato. A Renzi non piace molto, diciamo così, contrattare troppo, perché è molto decisionista. Però il sindacato è servito anche per tutelare i lavoratori, al di là dell'articolo 18. Se ci sono delle scriminanti, il singolo, anche se lavora in una libreria con tre persone, non ha il coraggio di mandare la lettera al datore di lavoro. Se c'è un sindacato che in qualche modo protegge, manda la lettera. Poi è vero che l'imprenditore ha più facilità a mandarlo a casa, però c'è sempre una tutela anche di un soggetto diverso dal singolo. Ma dove? Non sono ma dove? Esiste, ma dove? Dai, c'è anche il sindacato, no, bisogna di evolversi. Io non so, ma... una domanda su Renzi, che qualcuno dice ma è più a destra di Berlusconi o comunque fa le cose che Berlusconi non è riuscito a fare, no? Tipo anche smantellare il totem, il tabù, la CGIL, quello che lo stesso Berlusconi aveva preso ha messo nel mirino. È così secondo lei? Cioè si rischia di ritrovarsi il PD spostato a destra e quindi cioè in un caos di un assetto politico, di un quadro politico molto disordinato, molto indecifrabile. Io non credo che sia così. Io credo che ci siano delle cose che non sono né di destra né di sinistra, ma che sono di buon senso. Per me, ripeto, io sono convinta che Renzi fa bene a togliere l'articolo 18, perché non è assolutamente vero che gli imprenditori non vengono a investire in Italia perché c'è o meno l'articolo 18. Cioè può essere una modalità per aiutare e far leva su che la gente venga. Se abbiamo detto c'è un problema di poter assumere o licenziare i dipendenti, ma io credo che nessun imprenditore che ha dei lavoratori che lavorano se ne libera. Certo. Quindi non ha nessun senso questa battaglia, è una battaglia puramente ideologica per poter mettere un paletto o una bandierina di qua o di là. È solo questo, secondo me. Volevo fare una battuta. Poi andiamo da... Torniamo. Non me ne vogliono gli amici di destra, io non sono mai stato di sinistra, intendiamoci. mi sembra che Renzi oggi stia correndo più della Ferrari. E questo dà fastidio a tanti, probabilmente. Renzi sta lavorando. Sta correndo più della Ferrari. Dove la Ferrari sta il ministro del welfare del governo Berlusconi, Sacconi, e al governo con Renzi. Infatti stiamo lavorando. Aggiungo anche però una diversità, che probabilmente, dicevo prima la signora, che i problemi con la Russia probabilmente si era Berlusconi non li avremo adesso. Perché era amico di Putin? Probabilmente sì, perché contano anche queste amicizie. Noi abbiamo un grosso problema con la Russia. Ma non solo noi italiani, tutta l'Europa. Abbiamo storotato Putin, la Russia. La Russia non è più quel paese chiuso che l'America se lo beve come si suol dire qualche tempo fa. questi sono sbagliati, hanno in mano i rubinetti del gas, del petrolio, tutto. Questi ce lo chiudono. E siamo finiti. Alla faccia del... E siamo Alfredo. Finiti, Alfredo. Dobbiamo stare molto attenti. No, Alfredo, ci staremo comunque perché... Mi dispiace dirlo, abbiamo dei grossi problemi per quello che riguarda il non lavoro, che non c'è più. Tutte queste riforme che si diceva, non c'è lavoro. Avremo a casa persone, abbiamo già famiglie con la macchina ferma in garage che non hanno i soldi per l'assicurazione. Qualcuno dice già che hanno chiuso il gas e la luce. Vedremo fra un mesetto e mezzo. Credo che ci sarà una mezza rivoluzione, secondo me. Perché tutto ciò che sta facendo anche Renzi è tutto il suo stato. Non approviamo niente, non c'è lavoro, non c'è dobbiamo lavoro. Far rientrare le nostre imprese e poi ci sono e non possiamo far rientrare a meno costo, perché noi non possiamo abbassare le tasse per un semplice motivo, che l'Italia è talmente indebitata, se abbassiamo anche le tasse, che è lo stato usuraio questo, non riusciamo più a pagare pensioni sociali e quant'altro.
saremo qua alla Grecia. Allora, saremo alla Grecia, vediamo a proposito dei tassi come vanno le cose a Venezia, consigli per, non per gli acquisti, per, consigli, istruzioni per l'uso da parte di Carlo Garofolini dell'Adico, vediamo cosa dice. Entro il 16 ottobre milioni di cittadini dovranno versare l'acconto per la TASI, la nuova imposta immobiliare che sta complicando la vita a molti contribuenti, soprattutto ai più anziani, e che si applica anche alle abitazioni principali. La TASI, che dovrà poi essere saldata entro il 16 dicembre, va calcolata dal contribuente. Non aspettatevi dunque che arrivi a casa un bollettino precompilato. Prevedono una detrazione di 50 euro a figlio fino al 28° anno di età, e con la dimostrazione che il figlio è effettivamente residente presso la propria abitazione. C'è una piccola aliquota di detrazione a seconda dei valori della rendita catastale, fino di 100 euro fino a 400, di 50 per una rendita catastale tra i 400 e gli 800, di 20 euro fino a 1000 euro, tra 800 e 1000 euro. Il massimo di tutte le detrazioni comunque non deve superare i 400 euro. E novità, forse l'unica positiva, che per chi è in casa di riposo rispetto all'IMU non paga la tassa sulla seconda casa come prima era. E per quanto riguarda l'IMU? L'IMU purtroppo è rimasta per le seconde case, ma soprattutto per gli inquilini che hanno pagato l'IMU sulla seconda casa si troveranno a pagare anche questa TASI del valore di 2,9 per 1000. Senza chiaramente le detrazioni. In aggiunta a questo bisogna dire che per chi ha pagato l'IMU sulle invece attività commerciali non dovrebbe essere prevista la TASI. L'importante è non farsi cogliere impreparati. Già in queste ore comincia ad esserci un po' la ressa di chi vuole cominciare a capire almeno quanto dover pagare e soprattutto a dove potersi rivolgere. Invitiamo certamente a non aspettare il primo giorno, perché poi ricordiamo che dovremo andare in banca o avere gli appositi bollettini. Allora, servizio di Ilaria Marchiori, Gian Pietro Favero. Il senatore con due imprenditori veneti, uno con qualche centinaio di dipendenti e un altro con qualche migliaio. E quando si discuteva allora di IMU, articolo 18, c'è. I due hanno confessato tutti e due che non sapevano che cosa fosse, perché dicono in Veneto noi non sappiamo che cosa sia l'articolo 18. Cioè, uno chi era? Benetton? L'altro? No, uno si chiamava Archiutti. Archiutti, non so, no, perché imprenditori sì. Parlamentari... Diceva che non sappiamo, cioè, perché i dipendenti nostri non ci siamo mai sognato di licenziarli, in quanto lavorano è chiuso discorso. Bene. Questa è la realtà. Quindi è chiaro che la battaglia che sta facendo Renzi, per far che poi tra l'altro, per dire che l'articolo 3 della Costituzione è valido, perché credo che il lavoratore sia garantito dall'articolo 3 della Costituzione, che dice che tu non puoi discriminare nessuno per il sesso, per le idee politiche, le idee religiose eccetera, quindi credo che non occorreva proprio l'articolo 18, sta facendo una battaglia di principio, perché siccome non credo che faccia neanche lui le battaglie soltanto per andare in cerca di rogne, credo che la fa perché deve dare una dimostrazione in Europa che lui comunque alcune cose riesce a farle. Probabilmente gliel'ha chiesto decisamente l'Europa, qualche giornale ipotizza che gliel'abbia chiesto decisamente Draghi, questa è la realtà. Per quanto riguarda poi i sindacati, nessuno dubita sul ruolo che hanno avuto i sindacati. Hanno avuto un grandissimo ruolo, però non un destrorso, ma Prodi 8 giorni fa su un giornale nazionale ha detto: io mi ricordo quando ero presidente dell'IRI la grande difficoltà a chiudere i contratti, quando lo chiudevi con la CGIL il giorno dopo veniva la CISL a dire che non era d'accordo e poi arrivava la UIL e si ripartiva da capo. Probabilmente dice va rivista sta cosa, e capisco Renzi, lo dice lui, non lo dico io. Che poi la stessa cosa l'abbiamo vista in questi giorni qua, che per abbassare lo stipendio dei barbieri della Camera del Senato a 98.000 euro al mese hanno trattato con 28 all'anno. Sindacati per 6 o 7 mesi. Questa è la realtà sindacale oggi in Italia, come fosse una volta era un'altra cosa. Renzi è chiaro. Renzi è chiaro. Magari fosse così, beh. Ma secondo voi io no. Cioè, io ti ho portato, ma che film abbiamo visto? Io ti ho portato tre fatti, non ti ho portato tre sogni. Tre fatti ti ho dato. Ma che tre fatti? Ma sono tre. Questo qua è un caso limite. Secondo voi in Italia abbiamo la difficoltà di decidere i rapporti di lavoro in questo momento? Noi vogliamo vedere come hanno trattato gli esuberi dell'Alitalia 6 anni fa, come li hanno trattati oggi?
con 7 anni, 8 anni di 90%, 80% di stipendio, mentre i nostri artigiani qua mandano a casa la gente e nessuno li guarda. Anche questo dobbiamo vedere, se vogliamo parlare dei sindacati. Infatti, o no. Forse sì, però il problema è che mi pare che la ricetta di Renzi sia, cioè, c'è un pezzo di mondo del lavoro ipertutelato, tra virgolette, io credo che no. E un'altra che invece è sottotutelata. La ricetta è la ricetta di Renzi, dice, ma c'è lavoratori di serie A e lavoratori di serie B. È ingiusto, portiamo tutti in serie B. Io dico, ma lui dice, ma devo difendere io Renzi, che non sono di destra, ma devo difendere, lui dice, lo state facendo da un po'. C'è un discorso di carattere generale, dice, non sono queste le tutele, questa è la realtà, insomma. Qui alcuni sono ipertutelati, altri no. L'articolo 18 comunque non tutela nessuno. L'artigiano che l'avvocato, va, credo che l'avvocato l'ha appena detto, hai appena detto che tutto sommato il reintegro normalmente non avviene, si paga e basta. Lui dice tiriamolo via, se dà fastidio all'Europa, perché pare che dia fastidio, se questo sta a dimostrare che qualcosa riusciamo a cambiare, facciamolo e chiudo. D'altra parte Renzi non ha detto, fastidio se facessimo come la Francia, quello darebbe fastidio all'Europa, non se... Renzi non ha detto eliminiamo i sindacati, penso che lo pensi di fatto, ma non lo dice assolutamente. Beh, darsi insomma, che lo dice anche, può darsi che lo pensi, che poi adesso il discorso poi degli stipendi. Si vuole mandare anche i 730 precompilati a casa, che lo sanno tutti, e non va bene. No, ma questo per quanto riguarda poi gli stipendi dei dipendenti, nessuno credo che in Italia dice che dobbiamo abbassare gli stipendi. Si tratta di diminuire il costo dei dipendenti, e il costo dei dipendenti vale soprattutto per quanto il padrone dà allo Stato. E qui è il momento della riforma dello Stato, eliminando alcuni vincoli che non ci sono. Da questo punto di vista qua, io dico la verità, capisco la difficoltà che ha l'uomo, perché se per tirare via il Senato in maniera estremamente discutibile, hanno discusso mesi e mesi, quando tutti prima erano ufficialmente d'accordo, se per non eliminare le province, quando tutti erano d'accordo di eliminarlo, però l'hanno inchiodato lì per mesi e mesi, capisco la difficoltà dell'uomo avendo vissuto dentro quelle sale là. Quindi io capisco sta roba e capisco anche che su qualcosa lui voglia impuntarsi. Ci siamo dimenticati comunque da dove è partita la crisi, non è partita ieri. Ci sono dimenticati dei baby pensionati, cari signori. 30 anni fa, 35 anni fa, stiamo parlando di persone che oggi hanno 60 anni di età e da 30 a 35 anni si stiamo dando la pensione. L'Inps non era mica sull'orlo del fallimento. Ma quello ormai è un dato, abbiamo continuato finché non l'hanno. Vabbè, ma siccome è un diritto acquisito, o si discute sui diritti acquisiti, allora io dico discutiamo anche dei consiglieri regionali che hanno fatto una legislatura e prendono 1950 euro di pensione scritto nero su bianco su tutti i giornali. Dobbiamo discutere dei diritti acquisiti. Allora il quarantenne che ha fatto 20 anni di scuola o anche 15 ed è andato in pensione a 40 anni, a 40, 42 anni con 1000 euro, 800, 900, quello che è, ridiscutiamo dei diritti acquisiti. Allora andiamo, vediamo cosa è successo oggi al Sant'Artemio, al nostro banco alimentare con Mirella Tuzzato. Domani c'è la solita puntata dei Veneti schiacciati dalla crisi, poi torniamo da Silvia Tonolo e dall'ingegner Sante Carraro. Diamo il servizio. Portiamo un po' di materiale dal mercatino che ho alla Mirella, che vedo che fa tanto per tanti. Tiziana gestisce un mercatino dell'usato a Trebaseleghe. Ogni settimana carica il furgone e viene qui. Non trattiene le lacrime per la tanta povertà e miseria con cui viene a contatto ogni giorno con il suo lavoro, ma anche per quella generosità che scalda il cuore, che è fatta di volontari che ci mettono il tempo e la passione, e di voi telespettatori che continuate a donare. Loro hanno capito cos'è la solidarietà. È una cosa molto seria la solidarietà. Sì. Allora chi lo fa veramente viene anche da lontano, perché capisce, come ha detto lei, che ce n'è tanto bisogno. E soprattutto che è vero, è una cosa vera qua, è trasparente. Eh sì, perché ognuno al Banco Alimentare dona quello che ha. Questa mattina anche l'associazione Fiere di San Luca ha voluto farci visita e dopo un breve viaggio per toccare con mano questa realtà ha consegnato queste buste con centinaia di biglietti omaggio per le giostre per i bambini. I biglietti per i bambini
perciò potrete portare i vostri bambini, dalla prossima settimana inizieremo a distribuirli. Divertirsi anche loro, come è giusto che sia per tutti quanti. Grazie Corrado, non so come ringraziarti, perché per noi è molto importante questo gesto, perché è un gesto di solidarietà infinita. Io vado nelle famiglie che sono sempre tristi, sti bambini, perché ci sono dei disagi enormi. Io so che questa cosa li farà veramente felici. Grazie Corrado, grazie di cuore. E all'associazione invece il banco oggi ha voluto regalare un dolce che sia di buon auspicio per il bel tempo e un buon successo che accompagnino questa edizione delle Fiere di San Luca. E quello era Corrado, il capo dei giostrai, servizio di Anna De Roberto. Allora, Silvia Tonolo, abbiamo visto, noi seguiamo moltissime famiglie in gravi difficoltà, Mirella Tuzzato e i suoi volontari, tantissima gente non si fa più curare perché non ha i mezzi. Perché non ci sono, infatti, no? Secondo me, invece di parlare tanto dell'articolo 18, Renzi dovrebbe preoccuparsi dell'articolo 32 della Costituzione. La tutela della salute. La salute. Ecco, e su quella credo che nessuno parli, perché voglio dire, sono andati avanti 2 mesi a parlare dell'eterologia, poi l'altro ieri la conferenza Stato-Regioni ha dettato le regole per ogni regione, ma fondamentalmente la tutela della salute non esiste, perché voglio dire, le associazioni, se non ci fosse ci fossero le associazioni sul territorio, credo che proprio saremo a cartoni, nel senso che le associazioni supportano da una parte i pazienti, i malati, i familiari, e dall'altra cercano di interloquire con le istituzioni, dando anche in qualche modo, non dico delle regole, ma delle indicazioni su come bisogna tutelare la salute per il cittadino, perché voglio dire, le campagne di prevenzione per il tumore al seno, piuttosto che la prevenzione per le malattie reumatiche, vengono fuori da associazioni di pazienti che si adoperano sul territorio. Ma io mi chiedo perché bisogna arrivare alla frutta in ogni situazione sulla sanità. Cioè, è perché noi diciamo, continuiamo a dirci felici che la nostra sanità va bene, ma quando tocchiamo con mano, io ho situazioni veramente critiche, anche, voglio dire, Mestre, che questo grande ospedale, che poi tra l'altro è costruito in una zona poco servita anche per chi è veneziano, perché voglio dire, è vero che Venezia ha l'ospedale più antico, più bello, è un'unità operativa complessa sulla carta di molte cose, cardiologia piuttosto che reumatologia, ma poi alla fine nessuno riesce a concretizzare la sua visita, deve sempre comunque rivolgersi a Mestre, rivolgersi a Mestre vuol dire spostarsi. Allora, situazioni in cui una sta a 500 metri dall'ospedale all'Angelo, ma è residente cioè risulta residente a Treviso, e l'ospedale di Mestre dice: non abbiamo più soldi, lei deve andarsi a curare a Treviso. Queste sono le cose che noi come associazione sappiamo, per cui le istituzioni devono chiederci questo, perché secondo me è questa la strada che l'associazione dà una sferzata, perché altrimenti le istituzioni fanno tutto sulla carta, ma poi quello che tocchiamo noi come malati, come pazienti o familiari di malati, nessuno lo sa. E aggiungo anche sugli volontari, che loro sono tutti volontari che fanno un lavoro egregissimo. Certo, i volontari lavorano gratuitamente proprio per agevolare anche... Se ci fosse in Veneto questo tipo di... Quanti sono i malati reumatici in Veneto, ricordiamo? In Veneto sono il 19% della popolazione, quindi su 4 milioni e 9, fate un po' i conti. Cioè, dolori. Con dolori. Beh, le malattie reumatiche sono circa 120. Ci sono patologie gravissime come la sclerodermia piuttosto che la sindrome di Sjögren. Ma l'artrite reumatoide è una malattia prettamente femminile, ma ci sono situazioni veramente di che vedo persone in carrozzella e che sono ancora a combattere con le commissioni delle USL per avere, invece che il 50%, almeno il 75% per avere qualche agevolazione. Ed è qui che dentro alle commissioni sanitarie dovrebbe esserci un reumatologo quando visitano un reumatico, un oncologo quando visitano un malato di tumore. Cioè, queste sono le cose su cui bisogna fare, perché altrimenti la spesa sanitaria aumenta solo per il fatto che uno domani si sente un giramento di testa, il medico di base cosa fa? Gli fa fare gli esami del sangue e tac, comincia tutta un'altra fila, no? Di esami, di iter. Una risonanza al Veneto, sapete quanto costa? Circa 800 euro. E però io la pago 36 o 46 a seconda del ticket. Allora voglio dire, qui c'è qualcosa. Quante TAC e quante risonanze i medici di base fanno fare a chi è all'inizio di una patologia reumatica? Ed è qui che noi dobbiamo andare
a dire prima di tutto fate questo, 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 questo è l'insegnamento che può dare un malato reumatico, anche se uno non è dottore, magari no, visto che vive la malattia direttamente. Poi... Allora, vogliono eliminare i dipendenti di 40-50 anni con l'articolo 18 per poi assumere i giovani a costo zero. No, ma poi anche tornando al titolo del, cioè, sì, della trasmissione, no, sul TFR, cioè, ricordiamo una cosa, che la sanità veneta viene impoverita anche da progetti come quello dell'ospedale all'Angelo, realizzato col progetto di finanza dalle aziende, le conoscono tutti, si sa bene chi... Chi l'ha realizzato, cioè, voglio dire, i soldi per ripagare quel progetto di finanza, cioè a soggetti privati che hanno vinto la lotteria di Capodanno e sono aggiudicati questa faraonica opera, sono soldi che vengono sottratti dal bilancio della sanità, quindi ai servizi, per ingrassare appunto, certo, dei sistemi che sono, cioè... E poi ti chiudono gli ambulatori d'estate, cioè, perché non hanno i malati, parliamo di malati oncologici o reumatici, cioè ti chiudono un ospedale, cioè un ambulatorio, e ti dirottano un malato oncologico che va a farsi la terapia a 15 km, cose che credo, voglio dire, uno deve farsi accompagnare, magari a svenimenti, nausea, vomito, questo nessuno lo valuta. I direttori generali prendono 250.000 euro l'anno? Bene, da domani stai a casa. Chiudi l'ambulatorio, da domani stai a casa. I tuoi 250.000 vanno nell'ambulatorio. Allora, tanti sms, sempre su TFR qualcuno diceva non bisogna disperderlo prima della fine dell'attività lavorativa, perché poi ci si ritrova una pensione da fame, allora il TFR diventa di vitale importanza. Questo dice, ha ragione la signora di Enna, ci dice Anna Brondino, gli imprenditori devono avere la possibilità di licenziare chi è disonesto, chi si comporta male, chi lavora poco, chi è si può fare. Assenteista. Ma oggi si può fare, anche con l'articolo 18, si può fare. Si può fare, ok? Allora, prima di andare a tornare all'ingegner Carraro con le sue pillole di saggezza, perché l'ingegner Carraro snocciola sempre un ragionamento molto, molto importante, vediamo un servizio che viene da Treviso, sono gli inquilini delle case dell'Ater che hanno pagato la luce, il gas, eccetera, e adesso c'è un buco perché l'amministratore pare che questi soldi se li sia portati via. Vediamo questo, il dramma di queste famiglie. È preoccupata, si sa, speriamo che si... Io spero fino all'ultimo che si può risolvere qualcosa, perché ho pagato sempre, fino a dicembre che ho pagato questo anno. Ho pagato durata appena hanno fatto i conti di quest'altro, 2014-2015. Questa è solo una delle tante voci che arrivano dai campanelli del condominio di via Don Milani al numero 4, uno dei tanti stabili sotto la gestione di Artuso, uno dei 12 in cui è già stata convocata una prima assemblea tra condomini per cercare in fretta e furia un nuovo amministratore. Io non ero mai andata, sinceramente. Stavolta, visto che la faccenda era grave, sono andata e hanno fatto l'assemblea per la ricerca di un altro amministratore. Adesso dice che ha tutto in mano lui. Una voragine complessiva tra utenze e fornitori non pagati che ad oggi si aggirerebbe intorno ai 350.000 euro. Mi basta che non manda soldi, sì, è un problema solo dell'amministratore, non è mio. Sempre pagato, ho le bollette, sempre pagato e tutto. Qua c'è gente che non paga, ma... Lei ha le ricevute di tutto? Quello che ho pagato, sì. I condomini di via Don Milani sono pronti ad esibire i bollettini e puntano il dito contro altri dello stesso stabile che avrebbero mancato o ritardato i pagamenti. Accanto al Civico 2, Artuso era già stato sollevato dall'incarico, infatti il nome dell'amministratore è un altro, una donna. Il signor Mario al Civico 4 ci apre la porta e ci spiega. Ha sbagliato una cosa, però anche non hanno voluto aspettare, perché lui voleva sistemare tutto. Poi c'è l'Ater che dice, mi ha detto lui, il signor Roberto, che non ha dato i soldi, i condomini qua che non pagano, e lui stava con i soldi fuori. In casa da 28 anni, dice, mai avuto problemi di questo tipo. Ci sono molti anziani che vivono in questo condominio, e poveretti, sa che la pensione è poca, si lamentano, eppure pagano. Questi signori che sono anziani, queste donne che vivono sole, anziane, che sono pensionate, eppure pagano.
Servizio di Anna De Roberto, ingegnere. Sull'articolo 18? E mi sembra che l'articolo 18 è come il mitico comma 22, cioè una cosa che non può funzionare. Allora, ricapitoliamo, Renzi non ha messo sul tavolo un testo da discutere, se n'è solo che parlato, dove ognuno interpreta quello che non è scritto, e tutti hanno ragione. La situazione dell'articolo 18 è pura moina, perché Renzi non ha soldi per fare alcuna riforma, e quindi non si fanno neanche più le nozze con i fichi secchi, si fa col nylon che avvolgeva i fichi secchi. E quindi stiamo discutendo del nulla proprio totale a 360x360. Tant'è vero che il nodo del contendere tecnicamente è il comma 4 che sta al mitico comma 22. Però non c'è un testo e probabilmente farà marcia indietro alla fine. No. Saranno tutti arrabbiati, non si è fatto niente e forse avremo accontentato l'Europa. Perché il comma 22 è stato modificato recentemente con la legge Fornero. Da Fornero e da quelli che sono al potere ancora oggi, ma sembra che hanno sbagliato tutto, eppure erano loro che hanno schiacciato il bottone, quindi sono dei mentecatti. Bravo. Non c'è dubbio che sono dei mentecatti. Guardate che 18 non 18, il problema è tutt'altro. Il problema è come sempre la competitività delle aziende, per cui anche se oggi eliminiamo il 18 o lo teniamo, non cambia una virgola nella situazione economica. Renzi ha bisogno di portare a casa questo scalpo, questo trofeo da sbatterlo sul tappeto, ma ricordiamoci, non cambierà niente, anche perché alla fine, vuoi per la pressione della sinistra DC, di Bersani e di D'Alema, arriveremo al fatto che faranno una nuova riformulazione continuando a mantenere quello che è giustissimo, che è il divieto di discriminazione o di altro, ma mantenendo la prerogativa di giudizio da parte del giudice, e lì si ferma tutto come prima. Guardate che dal punto di vista economico noi vediamo che c'è la migrazione delle aziende perché non riescono a sostenere la pressione fiscale in Italia. La competitività è sempre più in ribasso e stiamo distruggendo il tessuto aziendale e competitivo, e vediamo i risultati sul PIL, no? Quindi portiamo a casa anche sto 18 che di fatto sarà immutato, ma questo ha soltanto spostato in avanti il problema, abbiamo dato un calcio al barattolo e per aprile e marzo del prossimo anno avremo ancora il PIL in negativo. Questo è il risultato finale. Il 18 forse è meglio levarlo, ma non cambia una virgola, si può tenere, non cambia una virgola. Abbiamo sprecato tempo inutile anziché fare riforme che servono, anziché tagliare il costo della spesa pubblica, perché eliminiamo l'articolo 18 e applichiamolo ai dipendenti pubblici, perché lì c'è tanto da lavorare. Abbiamo i famosi 28.000 dipendenti e forestali in Sicilia e li abbiamo da 30 anni. Ebbene, dopo tutta sta moina li avremo ancora per un altro anno. No, scusi, mi lasci parlare, ha parlato sempre lei. Dico cose che vorrà dire anche lei. Guardi, abbiamo infiniti dirigenti pubblici in Sicilia, abbiamo infiniti direttori generali nei ministeri. Lì c'è da lavorare, c'è da tagliare e violentemente. L'articolo 18 non serve nel Veneto. Non si applica neanche ai dipendenti pubblici. Nel Veneto, no? Ai dipendenti pubblici. E parliamo di quelli a casa nostra. La gente è molto apprezzata il talento, la competenza degli operai, quindi non se ne esce. Allora, intanto, acqua. Il primo ministro inglese David Cameron sta per varare provvedimenti contro le migrazioni di italiani, ce ne sono troppi, italiani, francesi, si stanno stufando, gli inglesi dicono qua noi abbiamo un'economia che funziona meglio delle altre, ma non possiamo essere vittime di questa immigrazione dagli altri paesi europei. Tra l'altro ci sarà il referendum in Inghilterra per confermare o meno l'adesione all'Unione
europea. Ma vediamo, andiamo a vedere chi in Veneto non soffre di problemi occupazionali, sono le varie bande, le gang che girano il territorio, come questa in cui c'erano anche dei componenti della vecchia Mala del Brenta. Vediamo. Legami talmente forti con l'ex Mala del Brenta, tanto da mettere in piedi un traffico internazionale di cocaina. L'operazione della polizia di Padova che ha portato all'arresto di 9 persone, 14 gli indagati, tra questi un cuoco di un hotel di Abano che aveva creato un canale di approvvigionamento dalla Colombia. Ecco il momento dell'arresto di uno dei componenti della banda che gestiva un giro di spaccio tra Padova e Venezia. Tra di loro anche ex esponenti della Mala che hanno mantenuto nel tempo i contatti con i fornitori di droga. Al mese potevano arrivare a guadagnare anche 30.000 euro. La banda criminale si riforniva di cocaina di ottima qualità da un Sinti, Luca Marcato. Una novità in quanto i Rom sono in genere dediti a reati contro il patrimonio ed evitano il mondo della droga. Le indagini sono state particolarmente difficili, come dei esperti, i criminali hanno messo in atto tutte le tecniche per eludere le investigazioni. Non solo, non usavano praticamente telefonini, tutti gli appuntamenti, le consegne le fissavano a voce, utilizzavano dei bonificatori di microspie ogni volta che uscivano con le autovetture, i fornitori si muovevano con scooter non riconducibili a loro, indossando caschi integrali scuri. I capi Giuliano De Checchi e Antonio Maniero, detto Toro di Camponogara, che nei campi dietro la casa della madre a Piove di Sacco nascondeva la droga. Nell'abitazione di Alessandro Prevedello, detto Capelli Bianchi, invece c'erano le presse per comprimere la droga. Gli indagati erano dei tuttologi, fornivano ad altri gruppi criminali anche informazioni utili per assalti ai bancomat. Abbiamo sventato proprio un assalto a un 90 padovana, a una banca. In altre circostanze, in cambio di soldi, si rendevano disponibili a effettuare spedizioni punitive. Anche in questo caso, d'intesa con la Procura della Repubblica, li abbiamo sventati con dei controlli apparentemente occasionali, ma che servivano a evitare la commissione del reato. Servizio di Elisa Fais. Perché io, emigrante da 60 anni in Francia, devo pagare di una vecchia casa 3.000 euro di IMU, seconda casa Schio? Per favore mandate, certamente. Allora, Antonio Tocchetto. Ma appunto, il problema è proprio quello, cioè non si può tassare il cittadino medio così in modo indiscriminato. Ci sono comunque delle scelte che questo governo deve fare. Noi abbiamo parlato dell'articolo 18, sicuramente il costo del lavoro è uno di quei temi, però anche sulla questione dei dipendenti pubblici, così do l'assist giustamente all'ingegnere, cioè sui dipendenti pubblici, dove peraltro appunto non si applica l'articolo 18, anche lì noi abbiamo dei comuni dove ci sono tantissime brave persone che lavorano, ma hanno un numero di dipendenti veramente incredibile. Cioè, pensiamo al comune di Treviso, ha 560 dipendenti, non sono pochi, ogni mese si tirano fuori 560.000 euro, che non sono 560.000 euro, perché poi c'è chi prende 1.200 euro e chi ne prende 4.000 come dirigente. Ora, ci sono, e parlo di un comune di Treviso dove i dipendenti è un numero considerevole, ma probabilmente sono anche adeguati. Ma se noi pensiamo a tutta una serie di comuni, anche di regioni, che sono veramente incredibilmente grandi, io veramente mi viene da ridere, ma sono stata in Sicilia, ero in un'isola, non faccio il nome per dignità, e lì, siccome è un'isola vulcanica, c'era una comunità montana con un o due soggetti. Per carità, è vero che bisogna tutelare il vulcano, tutto quello che volete, ma insomma veramente si è esagerato negli anni 70. Allora, io so che non possiamo mandare a casa, è difficile tutelarlo, non possiamo mandare a casa dipendenti così in modo discriminato. Questa è una notizia, non so se lo so, però questo è il problema. Ma dopo è vero che nel sud purtroppo le imprese non c'erano e bisognava inventarsi qualcosa, quindi facevamo dipendenti pubblici, ma sono tanti, e adesso noi paghiamo quelle assunzioni e quella diciamo così proliferare di enti pubblici inutili che sono sulle nostre tasche, perché sono sulle tasche del lavoratore, sulle tasche dell'imprenditore, sulle tasche di tutti noi. È un problema che non è risolvibile, ma che bisogna trovare una soluzione. Pensa che sono contentissimo.
i malati reumatici in Italia, 5 milioni e mezzo, pari ai dipendenti pubblici in Italia. Cioè, voglio dire, c'è una bella differenza. State dicendo cose, mi fa piacere, che noi diciamo da 30 anni. No, perché i venetisi ci sono da poco. Sono cose di buon senso. Dei forestali della Calabria, Sicilia. Diciamo, forestali della... vanno tagliati, sì, sono anche di più e sono in busta paga nostra, sapete. Certo. Ecco perché noi chiediamo più autonomia, se non addirittura indipendenza dal Veneto. Vabbè, comunque... Ma riusciremo in qualsiasi maniera a scavalcare tutti questi problemi che abbiamo. Rientrerebbero le nostre imprese manufatturiere, che eravamo primi nel settore. Ma secondo me non è il cittadino che... che ruba, è il grande che ruba, e poi di riflesso il piccolo paga, per cui è tutto un giro, bisogna prima togliere dall'alto, rubare una cosa, eliminare dall'alto, perché i poveri poi pagano, noi paghiamo. Rubare una cosa, come abbiamo visto questi politici, vabbè, rubano. Sono 3 milioni, probabilmente hanno imparato. Ma perché con gli 8 milioni che ha accantonato Chisso non ha distribuito e costruito un sistema di clientele anche che ha coinvolto lavoratori? Certo che è così, perché pensiamo veramente che quegli 8 milioni siano stati così, cioè, se erano funzionali. Ma che dici 8? Posso essere anche 20? Dice, perché sia chiaro, io non avrei neanche nessun problema ad andare a votare a un referendum, lo dico chiaramente, peraltro devo dire che l'hanno fatto anche in Scozia, che non hanno una tradizione, hanno movimentato il mondo perché non passasse. Adesso vediamo la Catalogna. Voglio sentire la Brondino, che ha parlato meno degli altri, quindi intanto secondo me quando si dà la possibilità di esprimersi ai cittadini è sempre una cosa positiva, quindi io sono assolutamente d'accordo che venga fatto il referendum. E poi mi piacerebbe anche sapere un'altra cosa. Per esempio, per quanto riguarda l'autonomia, sarebbe importante che il Veneto diventasse regione autonoma. Facciamo un attimo un piccolo pensierino su quanto prendono o quanto hanno di ritorno rispetto a quello che versano i cittadini del Trentino, del Friuli, della Valle d'Aosta, della Sardegna e della Sicilia. Ora, per la Sardegna e la Sicilia diciamo che potrebbero in teoria essere isole e potrebbero aver bisogno di essere salvaguardate nella loro specificità. Ma per quanto riguarda Friuli, Valle d'Aosta, cioè ormai le situazioni di emergenza sono finite. Quindi credo che sarebbe meglio che anche noi a questo punto diventassimo come loro se abbiamo questa possibilità. Se i Veneti decidono per questo, perché no? Cerchiamo di capire, cioè io credo che sono anni che noi, mi pare di aver capito, se non ho capito male, che sono anni che noi chiediamo al governo che ci dica quant'è la differenza tra quello che riceve un cittadino e quello che dà nelle regioni a statuto speciale. E il governo non ce lo dice. Mi pare che da dei conti si parli per il Veneto di una ventina di milioni, miliardi di meno, ecco, a nostro sfavore. Cioè, insomma, voglio dire, perché no? Cioè, vediamo i veneti cosa ci dicono e cerchiamo di capire. Al Trentino diamo anche per mettere i gerani nei balconi delle loro case. È il problema della riforma dello Stato, quella che si sta tentando di fare, la quale però non tocca le regioni a statuto speciale. Antonini, il professore, che è il più esperto di queste cose qua, perché è il presidente della commissione, della commissione nazionale che cura queste cose, l'ha fatto presente con 3 articoli sul giornale, dicendo chiaro, netto e tondo: svegliatevi, perché dice guardate che voi andate avanti, ma tutta la riforma che Renzi chiede che venga approvata sarà valida per le regioni a statuto speciale il giorno in cui le regioni a statuto speciale la accetteranno. Cioè faranno il loro provvedimento per accettarla, non lo faranno mai, questa è la realtà. Per le province va la stessa. Quindi invece che fare la grande battaglia per l'indipendenza del Veneto, sono convinto anch'io che i veneti hanno il diritto di pronunciarsi, avrei piacere anch'io di pronunciarmi, ma invece di fare questa battaglia difficile, improbabile, non so Bertolissi cosa dirà adesso, assieme a Cacciavillani, però Bertolissi qualche tempo fa ha detto guardate che non è possibile fare il referendum con questa Costituzione, succede quello che è successo con la Catalogna. Quindi, che la fa lo stesso. Però io avrei piacere di pronunciarmi, però io dico facciamo invece una battaglia possibile, che è quella di dire che vogliamo che la riforma sia valida anche per le regioni a statuto speciale, mi pare che sia molto più logico.
a faccia a faccia i comunisti adesso vogliono darci TFR che già dei lavoratori. Senta Brondino, Bonzio è per il no grandi navi, lei invece è per la crocieristica. Io sono per la crocieristica. Sì, sì, a Venezia, stiamo parlando delle grandi navi a Venezia. Sì, sono per le grandi, sono 4.000 o 5.000 posti di lavoro che ci sono nella crocieristica. Sono 4.000 storie di persone che vivono di questa cosa qui. Io non ho dei preconcetti sul contorta, a me interessa che si salvaguardino i posti di lavoro. Questa è la cosa più importante in assoluto, secondo me, perché i posti di lavoro sono persone che hanno la dignità di dover lavorare. Puntualizzo che noi non siamo per il no grandi navi, punto. Sì. Siamo perché e siamo sicuramente attentissimi alla tutela dei posti di lavoro del settore della croceristica, del porto commerciale, e io credo che la soluzione che è stata individuata rischi di veder confliggere porto commerciale e croceristica, perché sono due traffici che nello stesso canale non ci stanno. Ma poi girano. Naturalmente. Poi girano. No, guarda, quei 5 chilometri di canale che condivideranno, 3, 4, adesso non mi ricordo la misura, saranno di difficilissima convivenza. Tra traffico commerciale e traffico croceristico, ovviamente prevale quello croceristico, trasportando persone. Segnalo che il porto commerciale dà lavoro a 6.000 persone. Noi siamo per dire bene la croceristica. Siamo di 6.000 contro 5.000. Tra virgolette. Io sono per tenerli tutti a 11.000 e sarei per magari crearne altri 11.000. Io credo che questo si faccia salvaguardando anche l'ambiente lagunare e quindi trattenendo le navi da crociera incompatibili con il target Venezia, cioè quelle sopra le 40.000 tonnellate, fuori dalle bocche di porto, magari utilizzando le strutture del MOSE, che voglio dire hanno cementificato a sufficienza quell'area, facendo entrare magari una croceristica più compatibile, più anche di qualità, perché oggi va detto che la mole di turisti croceristi che vengono a Venezia, e prima si ragionava di differenziazione dei flussi, è spesso un turismo che non è di qualità e che lascia molto poco. Anche turisti che si fermano uno o due notti negli alberghi. Guarda, di turisti, stiamo parlando di poche centinaia di migliaia all'anno. Insomma. Stiamo parlando. Perché sono 2 milioni di persone che vengono in tutto, no? Comunque spendono in città, no? Ma la gran parte non fa questo, fa esattamente quello che si diceva prima: scende dalla nave da crociera, ben che vada la portano in piazza San Marco e ritornano sulla nave da crociera con le acque, bottiglie d'acqua minerale prese nella nave. Noi siamo per capire se magari c'è un target un pochino più appetibile su cui puntare. Bisogna però mettere questi generatori da terra, perché queste navi, per tenere le luci accese, far funzionare ristoranti e quant'altro, tengono i motori accesi e inquinano. Io non per caso dico utilizziamo le strutture del MOSE, perché per far sollevare il MOSE sappiamo che bisogna pompare aria compressa, la quale si crea attraverso generatori di elettricità molto... Allora, scusate, prima di chiudere, vediamo, ieri abbiamo parlato di una signora arrabbiatissima perché le hanno detto lei non può cambiare medico, e abbiamo spiegato perché. Oggi abbiamo sentito il direttore generale che ovviamente spiega a questa signora cosa deve fare, vediamo. Non mi permettono di cambiare il medico di famiglia. La denuncia a Rete Veneta arriva dalla signora Rosanna di Campo San Piero, che ha raccontato ai nostri microfoni la propria odissea sanitaria e il rifiuto opposto dalla commissione a cui aveva presentato domanda di cambio di medico. Ora la risposta arriva direttamente dal direttore generale dell'US 15 Francesco Benazzi. La scelta del medico è un diritto e anche se la prima richiesta di cambio è stata respinta, la sostituzione rimane possibile. È chiaro che se la signora andrà a dire chiaramente che vuole cambiare il suo medico curante perché non ha più fiducia di questo, allora noi potremo rivalutare e rivedere la situazione e aiutarla nel cambiare il medico. È chiaro che la signora non può, perché la norma non lo permette, l'accordo collettivo nazionale non permette, scegliere un medico che sia massimalista, cioè il numero massimo di scelte di pazienti. Dovrà sceglierne uno che non è massimalista. Dunque, diciamo, può ricorrere in appello, per così dire, una volta che questa sua prima richiesta è stata rifiutata, può scrivere direttamente all'ULS?
a chi si deve rivolgere? Esatto, direttamente, scriva direttamente al direttore generale e quindi dopo alla direzione aziendale e poi chiaramente noi prenderemo in mano la questione. Ah, quindi la prendi in mano direttamente lei, dottore? Io direi proprio di sì. Intervista di Filippo Fuori, diceva Silvia Tonolo? Sì, poi arriverà la direzione generale, verrà protocollata, si innesca tutta la burocrazia della direzione generale, andrà dentro, sotto, nelle carte, passeranno 6-7 mesi e la signora starà col suo vecchio medico. Speranza zero. Deve avere gran poco da fare il direttore generale per doversi occupare di queste cose. Allora, chi non vuol farsi mai licenziare, provi a diventare partita IVA e dopo lega l'articolo 18, mi pare che sia così. Allora, abbiamo parlato un po' di tutto, 22:59 dobbiamo chiudere, eravamo partiti dal tesoro di Renato Chisso, pare sia stato scoperto in un paese dell'Est, vedremo quale. A proposito di medici, ricordo che è già stato visitato da un gruppo di periti. Alla fine è stato deciso che può restare nel carcere di Pisa perché le sue condizioni non sarebbero gravi. Comunque vi aggiorneremo su questa vicenda e anche sulla eventuale ritrovamento di questi 8 milioni che l'ex assessore ai trasporti avrebbe sottratto. Allora grazie a tutti ai nostri ospiti, ci rivediamo domani sera con i veneti schiacciati dalla crisi, buonanotte, arrivederci. AscoTrade, energia dalle nostre mani. MT Camini a Giavera del Montello. Canne fumarie certificate con soluzioni su misura. MT Camini, nessun fumo negli occhi.